faccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Ma Maximi, che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre, matalo, matalo. Camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maximi su YouTube. Trovi tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Let's take it slowly, I'll show you how it's done. I ain't never seen me tie before. How'd you end up with a guy like that? Spread your wings and I'll make you soar. E ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi vi porto un glitch per fare un outfit, ragazzi, un outfit, visto che tanto i glitch dei soldi sono sempre quelli. Vi porto un outfit, ma non un outfit qualunque, un outfit invisibile, ragazzi, e con questo glitch potrete salvarlo, utilizzarlo in free mod e utilizzarlo anche nelle missioni. Quindi, allora, passiamo al glitch. Per fare questo glitch abbiamo bisogno del primo personaggio uomo, quindi l'outfit sarà solo per uomo, e il secondo personaggio donna che andremo a creare. Se avete un personaggio già creato con delle proprietà e delle auto, non fate il glitch perché perderete tutto, perché dopo più avanti andremo a cancellare il personaggio e quindi tutti i progressi salvati con il secondo personaggio andranno persi. Quindi a questo punto prendete il secondo personaggio appena creato e andremo a diciamo comporre questi due completi, ragazzi. Sì, per farne uno ce ne servono due. Quindi andremo a mettere questa giacca per prima. Mettete queste giacche come le sto mettendo io in questa sequenza, ragazzi. Poi mettete questa giacca qui. E un'altra giacca che andremo a mettere per ultimo. Però qui adesso seguite tutti i passi che faccio io. Quindi metto la cravatta. Allora, ragazzi, le scarpe io ho provato a mettere queste e sono usciti un paio di scarponi che a me piacciono. Però potete anche mettere le scarpe da ginnastica, però vi esce il pedalino con la scarpa da ginnastica, insomma non è proprio un granché bello. Comunque in pantaloni cargo avete visto quelli blu. E per ultimo, ragazzi, sopra alle due giacche, quello che abbiamo messo, andiamo a mettere questa giacca tattica. Una volta fatto ciò salviamo il completo e passiamo al secondo completo. Per la parte inferiore è tutto uguale a prima, cioè scarpe e pantaloni cargo uguale a prima. Per la parte superiore cambieremo un pochino, metteremo qualcosa di diverso. Quindi andremo in magliette tattiche, ragazzi, e metteremo questa qui. Guardate il numerino. Quindi dopo aver fatto questo andiamo in giacche di pelle e mettiamo questa qui. A questo punto andiamo a mettere i guanti e una volta messi i guanti andremo a mettere la catena. Quindi una volta che avremo fatto tutti questi passaggi, ragazzi, l'unica cosa che dovremo fare è andare a salvare il completo che abbiamo e andare in modalità creatore, ragazzi, è semplicissimo. Una volta andati in modalità creatore, ragazzi, dovrete creare una gara terrestre, dovete metterla da punto a punto, griglia di partenza 2, come vedete quello che sto facendo io nel video. Comunque vi lascerò qui in alto a destra un video dove spiego, diciamo, un po' meno velocemente il tutto. Comunque sia, fate questa gara, la dovete mettere a terra, deve essere minimo un chilometro e qualcosa. Mi sembra che potete anche non provarla addirittura, però la dovete creare di un chilometro. Comunque sia, fatelo come lo sto facendo io, che funziona. Create la gara, la provate, alla fine della prova prendete e andate su cambia personaggio, ragazzi. Cioè, io qui mi ero dimenticato che anche, diciamo, premendo start appena abbiamo appoggiato la griglia di partenza partisse,
si potesse fare uguale, però fatelo così che va bene lo stesso, ragazzi, funziona ugualmente. E quindi a questo punto torniamo in modalità cambia personaggio, nella selezione dei personaggi, e andremo ad eliminare il secondo personaggio. Dovrete eliminare il secondo personaggio in maniera tale, ragazzi, da poter salvare i completi che abbiamo creato, insomma, col secondo personaggio. Quindi una volta eliminato il personaggio, l'unica cosa che dovremo fare, come ne avremo la possibilità, è premere tasto cerchio e il gioco ci butterà nella storia, insomma, in automatismo, ragazzi. E dalla storia ritorneremo nell'online. Niente di più semplice. Una volta nell'online, ragazzi, assicuratevi che i due completi ci siano. Allora, come vedete, 1 e 2. Allora, non me li fa visualizzare, però ci sono. Che cosa vuol dire, ragazzi? Che qui dovremo fare altri 2 o 3 passaggi. Un passaggio che è per salvarlo. Quindi a questo punto che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare su attività create da Rockstar, andiamo in modalità versus e andiamo in dove Vaffan Camion, ragazzi, è una che io qui avevo solamente Vaffan Camion. E però potete andare anche in poliziotto corrotto, qualcosa del genere. Comunque sia, quando sarete nella missione, l'unica cosa che dovete fare è dovete mettere abiti posseduti, insomma, in possesso, posseduti. Adesso qui non lo leggo, insomma, sono in fase di renderizzazione, sto commentando, non lo leggo. Comunque voi lo leggerete sicuramente meglio di me. Fatelo con un amico, io qui ho penato come un Cristo per trovare qualcuno che entrasse. Sono stato la bellezza di mezz'ora, ragazzi, ad aspettare persone. Quindi a questo punto, ragazzi, quando saremo entrati in missione, fate bene attenzione a tutto quello che dovete fare, perché comunque diciamo che non dovete fare niente di complicato, eh? Quindi qui siamo in missione, l'unica cosa che dovete fare, dovete switchare con la freccia due volte verso destra, perché comunque avete solamente quei due completi, verso destra, verso sinistra, ando cazzo ve pare a voi. Comunque dovete switchare sui completi e come avete visto, diciamo che l'omino diventa invisibile e gli compare il cinturone della polizia e avrà anche le scarpe. Quindi a questo punto, ragazzi, abbiamo realizzato il completo. Adesso dovremmo salvare questo completo. Per salvare questo completo, ammazza, un ciampicato sulla lingua, raga. E che cosa dovete fare? Nulla. Quando siete nella missione dovete mettere, non so, un respiratore, un paio d'occhiali, qualunque cazzo di cosa voi vogliate. Mettete una cosa di quelle, mettete il respiratore, comunque, che è perfetto. E una volta messo il respiratore uscite dalla missione. Basta, dovete fare semplicemente questo. Quindi alzate il telefono. Come vedete, ragazzi, il completo è invisibile e qui siamo in una missione e possiamo usarlo. Anche dopo potremo usarlo tranquillamente nelle missioni. Quindi una volta usciti dall'attività andatevene più vicino possibile a un'armeria e andate in un lavoro da titano, ragazzi. Con questo passo voi potrete salvare il completo che avete appena portato fuori dalla missione e potrete mettere qualcosina in più sopra, non so, potrete mettere, cazzo ne so, un casco, quello che volete, anche se io consiglio più di mettere il casco direttamente quando magari siete al telescopio o fate altri cazzi. Cioè, ci stanno 2000 modi per mettere il casco, quindi comunque sia non serve necessariamente entrare in una missione per modificare il completo.
Io in questo caso lo faccio solamente per salvarlo il completo, ragazzi. Come vedete, quando spawnate qui nella missione vi dà questo cappuccio nero, poi voi toglietelo, non so, rimettete il respiratore e andate a salvare. Ovviamente non avrete nessun altro completo, perché come ho già detto all'inizio del video, perderete tutti i completi del primo personaggio. Mi raccomando, fate attenzione a ciò che dico. E quindi avrete semplicemente il primo e il secondo completo che avevate realizzato prima. Allora, qui ragazzi, vi salvate il completo e mettete il vostro respawn allo yacht. Fate così, perché io adesso vi faccio vedere, ragazzi, come poterlo usare in free mod, perché qui siamo ovviamente in una missione, come ho detto, però in free mod si può usare ugualmente. Quindi andrò a mettere il respawn nello yacht e farò direttamente trova nuova sessione da qui, in maniera tale che respawnerò nello yacht e il gioco sarà fatto. Allora, quest'ultimo passaggio che vi sto facendo vedere, ragazzi, lo dovete fare tutte le volte che volete usarlo in una sessione pubblica. Quindi se volete essere invisibili in una sessione pubblica col completo così, insomma, non invisibili, dovete essere CEO e dovete fare questo procedimento che sto facendo io. Allora, come vedete, io sono sullo yacht e può essere anche uno yacht di proprietà di un vostro amico, non deve essere necessariamente vostro. E sono diventato CEO, diventate CEO anche voi e andate in abiti del CEO e collocate uno, il primo, verso destra, verso sinistra, non è importante. Vi dirigete verso la piscina, ragazzi. Una volta che siete nella piscina, mettete una C4 sul bordo della piscina, dove sono le scale, esattamente lì, ragazzi, vedete voi, insomma. E una volta che avete messo queste C4, l'unica cosa che dovete fare è ritirarvi da CEO. E una volta che io qui, ragazzi, ho sbagliato, ho cazzeggiato proprio, non si sa che cazzo ho fatto. Comunque, come vi dicevo, diventate CEO, ripartiamo da zero, ragazzi, diventate CEO, vi mettete un abito, venite verso il bordo piscina, ci mettete una C4, vi dimettete da CEO, vi mettete qui a bordo piscina come sto facendo io. Aprite nuovamente il menu interazione per diventare CEO e non appena diventate CEO premete la freccia destra per far esplodere la bomba quasi contemporaneamente. Se respawnate in costume, ragazzi, il glitch è fatto, potete andare o in un negozio di abbigliamento oppure nel vostro yacht e mettere direttamente il completo invisibile. Come vedete, siamo CEO, ragazzi. E quindi se andremo nella nostra cabina a provare il completo, vediamo che comunque ce lo abbiamo. Allora, questo procedimento qui, ragazzi, lo dovete fare solamente una volta, nel senso che una volta che siete entrati in sessione e fate questo procedimento, rimane per tutta la sessione, non è che sparisce il completo. Però se cambiate sessione, il completo potete usarlo solo in missione. In questo video vi ho fatto vedere il glitch per rendere attivo il completo invisibile e il glitch per fare il completo invisibile. Per questo che è un pochino lungo, ragazzi, lo so. Voi magari direte: minchia, cazzo, ma sei impazzito, 20 minuti di video e cazzate varie. No, non mi sono impazzito, ragazzi, è che però comunque ho cercato di spiegarvelo in maniera più dettagliata possibile. Come vedete, ragazzi, non scompare, rimane tutto il tempo che io voglio. Certo, se mi dimetto da CEO, ragazzi, il completo scompare e comparirà solo in una missione, ragazzi. Però comunque a me piace, per esempio, molto questo genere di completo. Pure fatto così, ragazzi, con tutto, quasi tutto il corpo invisibile,
e solamente il cinturone e le scarpe, è Gagliardo insomma. Poi come ho già detto ragazzi, se volete aggiungere qualcosa, non so, un casco antiproiettile, quello che cazzo volete voi, l'unica cosa che vi consiglio di fare è fatelo con il telescopio. Detto questo, un saluto a tutti, spero che il video vi sia piaciuto, al prossimo video, ciao!